6, 7, 8 marzo Legnago diventa capitale del lavoro con un'attenzione particolare alla dignità. Una presa di coscienza per chi offre il proprio lavoro e per le aziende che lo ricevono. Le motivazioni non devono essere solo economiche. Il comitato organizzatore, nato proprio per la serie di eventi distribuiti tra il Teatro Salus, i Salieri, l'Edificio 13 e il Duomo, ha illustrato gli eventi in Fondazione Cattolica. In questo modello c'è la convergenza di tante persone, non tutte cattoliche, non necessariamente cattoliche, ma hanno un obiettivo comune: parlare di una cosa che sta a cuore alla città, che sta a cuore alla gente. E allora credo che questo sia un metodo di lavoro, quello di condividere un obiettivo, di portarlo avanti con una ispirazione. L'evento principale per la popolazione sarà venerdì 6 marzo al Salieri con un talk show di interesse nazionale che prende spunto da una ricerca sociologica dell'Università di Verona sulle aspettative e i timori dei ragazzi degli ultimi anni delle superiori. Noi miriamo un po' più in alto e un po' più in largo, perché l'obiettivo vero che ha l'associazione Legnago Lavoro Festival è quello di creare un pensiero comune nella bassa fra i soggetti del lavoro, del mondo economico, dell'imprenditoria, dell'agricoltura. Far entrare in tutti l'idea che il problema di uno è il problema di tutti, il progresso di uno è il progresso di tutti. Il Festival del Lavoro si concluderà la domenica con la messa presieduta dal Vescovo e una risottata offerta a tutti i partecipanti in Piazza della Libertà. Il Festival, concepito quasi un anno fa, è stato sposato in pieno dalla nuova amministrazione di Legnago. Beh, significato molto importante, trattando di argomentazioni legate alla dignità e al lavoro. Questa è la prima iniziativa che noi aderiamo, ma su una serie di iniziative che si succederanno proprio su Legnago, proprio per risollevare le sorti di un territorio che è più fragile rispetto ad altri e che ha la necessità di ripartire.